Proprio mentre su Italia 1 andava in onda il programma dedicato alla musica rap, ma non solo, con Fedez sugli scudi, in quanto di fatto il 90% del programma Love Me era lui, Enrico Silvestrin ha attaccato l'evento e anche l'organizzatore. Parole pesanti rivolte al concerto benefico e al rapper, e sul social network Twitter è scoppiata la bufera. Infatti, l'ex VJ di MTV ha ricevuto molte critiche, ma anche qualche complimento per i suoi tweet che aveva pubblicato ieri. Un utente ieri si è augurato un ritorno di Enrico e Daniele Bossari in televisione avente come argomento la musica e Silvestrin ha dichiarato: "Hai detto Bossari? E chi ci azzecca con la musica, Daniele, scusa? Probabilmente pensi erroneamente che Daniele sia un esperto di musica o un divulgatore musicale." Silvestrin spiega perché ha detto quelle parole contro Love Me. Per chiarire, Love Me fa danni ingenti tanto quanti ne fa una Virgin o una Radio Freccia. Quando l'alternativa al degrado odierno è la nostalgia da karaoke che non aggiunge nulla, allora l'ecosistema puzza pure di morto. Serve altro. Serve aprire la finestra. E continua sempre lo stesso nella logica. Il problema è non conoscere il pregresso. Pensare che in un tweet ci sia l'intera ed esaustiva riflessione. 4 anni di battaglie contro questo sistema di cui non siete a conoscenza. Facile dire boomer. Non è confronto tra ieri e oggi. Per me è tra oggi ed oggi. E ci tiene a precisare che sempre lo stesso Enrico Silvestrin. Più del passato. Il problema è che non lo conoscono. Siamo una provincetta. Si attacca la persona per screditare l'opinione. Ci si infastidisce al solo pensiero di poter intaccare lo status quo. Si attacca più la soluzione che non il problema. Spiace dirlo, ma questo siamo. E conclude sempre lo stesso dichiarando che a criticare siamo capaci tutti. A fare, a costruire, a decostruire, a proporre, purtroppo solo pochissimi. Ecco perché non andiamo da nessuna parte. È la cosa risibile è che critichiate le alternative tanto quanto il mainstream. Criticate perché vi dà l'idea di esistere. E la sua conclusione del suo ragionamento è la seguente. Questo paese è chiuso in se stesso, ma prima di chiuderlo era già povero culturalmente. Ora si replica una matrice scadente con copie ancora più scadenti. Non sappiamo nulla di cosa sia la musica nel resto del mondo. Si stanno facendo danni immensi. Ai giovani serve il presente.